Potrei parafrasare tutto quello che ogni tanto mi viene in mente e mettermi così a nudo, no? Di fronte all'evidenza che ci sono giorni nei quali i pensieri si arroccano, tutto si fa confuso, un cespito di idee che si ingarbugliano. Non so quanto sia possibile arare ancora dentro di sé e cercare soluzioni a problemi che forse non ci sono, che magari diamo per scontato ci siano, quando in realtà sono soltanto eventi normali della vita che noi derubrichiamo a qualcosa di importante, quando invece sono accadimenti, fatti, ciò che è normale che sia. Poi vedi cose, leggi fatti, ascolti e ti rendi conto che le tue percezioni, tutto ciò che per te era prioritario, in realtà poi si riduce a essere fragile, niente in confronto a quel che accade. E allora ti chiedi il perché di tante cose, compreso questo essere qua di fronte a una telecamera, davanti a voi, così, quasi nudo, e cerchi di capire che cosa sarà domani. Quando ti dimentichi poi che è logica, è importante. Qui, adesso, in questo momento, a quest'ora, in questo punto della mia vita esatto, non un passo di più, non un passo di meno. Ma noi siamo proiettati, costantemente proiettati. Guardiamo avanti, guardiamo indietro, mai che ci si fermi sulla piastrella dove siamo. Mai. Raramente. Solo quando qualcosa ci scuote, qualcosa ci chiama ad essere rigorosi con noi stessi, allora in un frangente, in un attimo, riusciamo a percepire quella realtà che evitiamo così egregiamente, siamo proprio acrobati in questo. E allora? Che cosa vogliamo fare? Di noi, intendo. Che cosa vogliamo fare delle cose che ci piacciono, delle cose che abbiamo sognato di fare, di quello che abbiamo per le mani? Ecco, io per le mani, per esempio, ci vorrei avere Gasparri. Non so se avete capito che Gasparri. Per le mani ci vorrei. Ecco, ora, oh, no domani, no ieri, ora, se io per le mani ci avessi Gasparri. Ho rotto la poesia. Madonna. Ho rotto la poesia. Oioi, abbiate pazienza. È la violenza che spunta, così sgorga.